Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar Produrre, valutare e gestire documenti informatici. Come sapete, questo è il sesto appuntamento dei webinar sulle competenze digitali. Si chiamano competenze digitali per la pubblica amministrazione, dal syllabus alla formazione. Questi seminari online ci terranno compagnia sino al 28 luglio. Come sapete, l'obiettivo di questo ciclo di seminari è affrontare il tema dello sviluppo delle competenze digitali per la pubblica amministrazione, dedicando quindi ogni seminario a una delle 11 competenze identificate nel syllabus. Infatti saranno 11 i seminari che avremo sino al 28 luglio. Quello dello sviluppo delle competenze digitali è un tema caldo, in particolare per la pubblica amministrazione. Come sapete, tra l'altro, è stato la Commissione europea ha di recente pubblicato l'aggiornamento 2020 del DESI, che tra le note dolenti per l'Italia ci mette agli ultimi posti proprio per il possesso di competenze digitali della popolazione. Quindi, diciamo, il tema è un tema importante, chiaramente non da oggi, il Dipartimento della Funzione Pubblica ci sta lavorando da molti anni. In particolare, quindi, questi seminari rientrano in un progetto che il Dipartimento della Funzione Pubblica dedica proprio allo sviluppo delle competenze digitali per la pubblica amministrazione e per cui ha previsto una sorta di sistema integrato che si chiama Syllabus per la pubblica amministrazione e che prevede che a partire da un elenco di competenze ritenute importanti per i dipendenti pubblici si possa realizzare anche una autovalutazione, quello che vedrete, si parla di self-assessment, quindi ciascun dipendente pubblico possa fare l'autovalutazione delle proprie competenze digitali e poi in base al livello di competenze digitali posseduto ci sarà una formazione che ciascuno potrà scegliere tra un elenco di corsi previsti. Vi ricordo che la formazione sarà disponibile a partire dal mese di settembre. Quindi, diciamo che in questi webinar, chiaramente in ogni webinar vi ho detto si parla di una competenza, ma nel webinar non si possono raccontare tutti i contenuti della competenza. L'idea è di dire quali sono proprio gli elementi principali, ma soprattutto di capire insieme perché quelle competenze sono importanti per la pubblica amministrazione e quindi fornire degli spunti, ma anche dei materiali per approfondire i temi. In ogni seminario i nostri esperti ci lasceranno anche tra i materiali delle slide con sitografia, bibliografia, alcuni articoli per approfondire i temi dei quali si è parlato. Inoltre, in ogni webinar c'è anche una parte dedicata invece a quello che ho definito il sistema integrato del syllabus e quindi in ogni seminario, anche in quello di oggi, vedremo un pezzetto del sistema del syllabus. In questo modo ci fa piacere che sempre più persone possano partecipare a questa attività complessiva e possano appunto avere le informazioni utili per capire anche come aderire e come partecipare all'attività che porterà poi all'attività formativa. Quindi passiamo al seminario di oggi. Come vi dicevo, le aree del syllabus sono 5. Oggi parliamo ancora dell'area 1, che è l'area date, informazioni e documenti informatici. La volta scorsa abbiamo visto insieme i dati, come raccoglierli, come organizzarli e come archiviarli ai fini di avere dei processi più efficaci nelle pubbliche amministrazioni. Oggi invece vediamo come produrre, valutare e gestire i documenti informatici. Vediamo perché le conoscenze documentali sono cruciali per i dipendenti pubblici, perché ci sono delle regole per la formazione, la gestione, la conservazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici a cui oggi le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adeguare la propria gestione documentale. Quindi, dopo il seminario di oggi, ci sarà ancora il prossimo webinar, sempre sull'area 1, e sarà sulla trasparenza e sui dati aperti. Veniamo quindi
In particolare, vediamo cosa prevede il programma di oggi. Avremo subito l'intervento di Valentina Albano del Dipartimento della Funzione Pubblica, con la quale vedremo ancora un aspetto che abbiamo visto in parte la scorsa settimana, cioè vedremo proprio come si passa dal syllabus all'assessment delle competenze digitali, quindi come funziona il test di valutazione, però vedremo anche quali sono le scelte che sono state adottate nel syllabus per le competenze e vedremo cosa vogliono dire i livelli di padronanza. Avete sentito parlare di livello base, intermedio e avanzato, quindi vedremo meglio in cosa consistono e poi vedremo la struttura del test e le finalità. Poi avremo l'intervento appunto sui contenuti della competenza di oggi con Mariella Guercio, funzionario pubblico esperto di innovazione digitale, che ci parla proprio di produrre, valutare e gestire documenti informatici. Vi ricordo che la registrazione del webinar e le presentazioni saranno disponibili sulla scheda dell'evento a partire da questo pomeriggio, che le presenze verranno attestate entro le 48 ore. A questo punto, direi mi taccio, do la parola a Valentina Albano, appena la vedo in video, perfetto. Vi ricordo anche che potete inserire nel box domande eventuali domande sui contenuti che volete fare ai nostri relatori, in particolare le domande sul contenuto della competenza. A quelle domande Mariella Guercio cercherà di rispondere oggi alla fine del seminario, ci sarà una breve sessione domande e risposte, mentre alle domande sul syllabus. Le vostre domande sul syllabus noi le usiamo per integrare le FAQ che sono presenti sul sito competenzedigitali.gov.it e quindi in ogni seminario usiamo quelle domande per integrare le FAQ. Allora, prego Valentina. Buongiorno a tutti, rinnovo il mio benvenuto a questo webinar e vi ringrazio soprattutto per la partecipazione veramente numerosa. Mi presento, sono Valentina Albano, collaboro da qualche anno con l'Ufficio Innovazione e Digitalizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica e in particolare in questi ultimi anni ho lavorato con il direttore Bullo alla costruzione dell'impianto di tutta l'iniziativa Competenze Digitali per la PA ed in particolare alla costruzione del syllabus e poi alla logica che sta dietro il sistema di assessment. Ed è proprio su questi aspetti, quindi più legati al metodo e quelle che sono le scelte che sono state adottate rispetto alla costruzione degli strumenti, che vorrei fare un piccolissimo approfondimento in questa sezione iniziale del webinar, seguendo anche un po' in continuità quella che è stata l'attività svolta dai miei colleghi del Dipartimento nei precedenti seminari, volta appunto a in ogni webinar a fornire degli elementi informativi ulteriori di questa iniziativa che è veramente piuttosto complessa. Partiamo dal syllabus, ma da un punto di vista un pochino diverso. Ormai tutti sapete quali sono i contenuti, i temi che sono trattati dal syllabus, però ci sono alcuni aspetti legati alla struttura che probabilmente vanno ulteriormente chiariti. Il syllabus è stato costruito seguendo l'impianto tradizionale di costruzione di un syllabus e quindi di un descrittore di competenze. In particolare è stato seguito l'approccio adottato dal DigComp, che sarebbe il framework europeo sulle competenze digitali della cittadinanza digitale, e si articola appunto in quattro dimensioni. La prima è l'area di competenza che definisce il tema, e sappiamo che nel nostro caso le aree di competenza sono cinque. La seconda dimensione è il descrittore della competenza, di ciascuna competenza che compone l'area, come ad esempio produrre, valutare e gestire documenti informatici, come in questo caso nella giornata di oggi. La terza dimensione è il livello di padronanza che è associato a ciascuna conoscenza e competenza, e la quarta dimensione è la descrizione di conoscenze e abilità che compongono le competenze. Quindi abbiamo aree di competenze, l'area di competenza si compone di più competenze, ciascuna competenza è articolata in conoscenze e abilità a loro volta associate ad un particolare livello di padronanza. Nello specifico ne abbiamo tre livelli di padronanza. Vediamo però più nel dettaglio, appunto, viene utilizzato il termine competenza, conoscenza, quali sono le scelte che abbiamo adottato.
Ora, il tema competenza è un tema veramente molto complesso. Lo stesso concetto di competenza è multidimensionale. Non a caso, riprendendo una delle definizioni più note e più consolidate, diciamo, in letteratura sul tema delle competenze, appunto questo concetto è dato da un'articolazione di dimensioni, quali la motivazione, i tratti, l'immagine di sé, quelli sociali, le conoscenze e le abilità. In realtà poi sono variamente declinati nelle varie definizioni. Nel caso del syllabus, in realtà abbiamo adottato un approccio un pochino riduttivo del concetto di competenza, limitandoci soltanto a due dimensioni: la conoscenza e quindi l'insieme di informazioni e nozioni legate ad un determinato tema, ovviamente nel nostro caso sul digitale, e l'abilità intesa come capacità di svolgere determinate attività, appunto, connesse all'ambito che stiamo osservando. Anche sul fronte dei livelli di padronanza abbiamo adottato un intervento di semplificazione, quindi sebbene magari se qualcuno di voi ha visto Digicomp, addirittura la versione, l'ultima versione, la 2.0, si articola in 8 livelli di padronanza. Nel nostro caso abbiamo deciso di limitarci a 3 livelli e soprattutto l'articolazione dei livelli si basa su 2 dimensioni. Gli obiettivi cognitivi di apprendimento, quindi è stata adottata la tradizionale, se vogliamo, molto ricorrente classificazione di Bloom che vede una gradualità tra il concetto di conoscenza, comprensione, applicazione, analisi di concetti e sintesi e valutazione. E l'altro tema è la complessità tematica, nel senso che all'interno del syllabus vedrete che anche a livelli di padronanza più elevata si prevede il possesso di determinate conoscenze, non di abilità, di un saper fare o di un saper utilizzare. Questo perché? Perché si parte dal presupposto che ci sono dei concetti, uno per tutti, pensiamo alla blockchain, che ovviamente non è un tema che può essere riconosciuto come livello base, quindi non ci si può attendere che un dipendente che abbia una conoscenza di base di sul tema del digitale abbia nozioni anche su concetti complessi come la blockchain. E perché abbiamo adottato questa scelta di semplificazione? Di fatto ci trovavamo davanti a un vero e proprio trade-off tra completezza e articolazione dei concetti e necessità di creare degli strumenti sufficientemente immediati. E infatti è stata quest'ultima dimensione che ha prevalso, quindi la necessità in qualche modo di arrivare ad avere degli strumenti che fossero facilmente accessibili attraverso, tra l'altro, il canale web, che ovviamente sappiamo comporta dei limiti tanto sul fronte della formazione, tanto sul fronte di strumenti di assessment. Non si può rilevare tutto con degli strumenti via web. Quindi, diciamo, la necessità e la volontà di voler raggiungere un pubblico veramente molto ampio ha portato alla costruzione di strumenti, quindi sia il syllabus che il sistema di assessment, che siano di per sé più semplici possibile. Questo porta anche al perché molte delle domande sull'assessment, questo è stato anche rilevato nel corso della fase pilota, abbiano un carattere nozionistico. Quindi questa è la motivazione per cui il concetto di conoscenza ha un ruolo essenziale in tutto l'impianto dell'iniziativa. Andando un pochino più nei contenuti, di fatto già nel corso dei precedenti webinar, per chi li ha seguiti, sono state date una serie di indicazioni. Ora, il lavoro più consistente che ha fatto la funzione pubblica assieme ad un gruppo di esperti era proprio quello di cercare il più possibile di costruire un syllabus, quindi definire le competenze che fossero proprio del dipendente pubblico, partendo proprio dal ragionamento su chi è un dipendente pubblico. E come vedete dalla slide, sostanzialmente viene presentato per negazione il concetto di dipendente, cioè il dipendente non è un cittadino. Cosa vuol dire? Che non ha, che utilizza degli strumenti che generalmente non sono di uso comune dei cittadini. Pensate alle PEC oppure ai software applicativi che sono tipici di specifici contesti della PA. Applica delle procedure. Ora sappiamo che il digitale nella pubblica amministrazione italiana è particolarmente normato, soprattutto se rapportato ad altri contesti. Non è un leader, fermo restando che anche il dipendente, diciamo, non dirigente o comunque non funzionario può assumere un ruolo di guida nel processo di innovazione, però la maggior parte dei dipendenti di fatto deve riconoscere il cambiamento e accettarlo, quindi non ha un ruolo di leadership. E ovviamente non è neanche uno specialista IT, quindi non ha necessità di avere delle cognizioni particolarmente tecniche
tecniche, sui concetti, ma può limitarsi a comprenderne le finalità e le potenzialità di utilizzo sul proprio lavoro e conoscere appunto le modalità di utilizzo senza entrare in troppi tecnicismi. Proprio seguendo questo ragionamento, volevo darvi un esempio, riprendendo quella che è l'area di competenze su cui stanno insistendo i webinar di questi giorni, quello di questa settimana, la precedente, ovviamente la settimana successiva, vale a dire l'area dati informazione e documenti informatici, che a primo impatto porterebbe quasi a pensare che include delle mere nozioni di tipo informatico, non a caso. È stato voluto che ha ripreso anche quella che sono una delle aree del TICCOMP, ma in realtà non è così. Il fine non è di fornire, o meglio, la costruzione di questa area di competenza non verte su mere nozioni informatiche, ma quando si tratta di strumenti, l'idea è di consentire al dipendente di valutare le opportunità e i vincoli che ha nel suo contesto di lavoro utilizzare certi strumenti. Ora, lo sappiamo benissimo che nella pubblica amministrazione non è il dipendente che decide quali tipi di strumenti usare e in che modalità. Quindi questo deve essere noto, per cui l'ambito di azione è comunque definito. Ci sono poi dei temi che sono specifici della pubblica amministrazione. Quando si parla di dati e documenti, ovviamente si parla di banche dati pubbliche oppure di fonti informative di carattere pubblico che hanno un ruolo specifico nello svolgimento delle attività di un dipendente. Ovviamente il tema di oggi, produrre, valutare e gestire documenti informatici, è tipico della pubblica amministrazione perché dicevamo è fortemente normato. L'ultimo tema, conoscere gli open data, è stato un tema su cui abbiamo dibattuto molto perché effettivamente ha degli elementi tecnici particolarmente elevati, però appunto dopo riflessioni abbiamo deciso comunque di prevedere un'area e di prevedere delle conoscenze anche a livello base. Questo perché? Perché è importante che già diciamo a tutti i livelli dell'amministrazione piano piano venga inculcato la conoscenza, diventino ordinari in qualche modo dei temi che possano in qualche modo favorire la creazione di una cultura orientata alla al governo basato sui dati e al governo della trasparenza. Quindi anche sapere la pubblicazione sul sito web di un documento non può essere effettuato come mera scansione di un documento è già un elemento importante per favorire la creazione di una cultura orientata ai dati aperti. E andando invece al sistema di self-assessment, ora, qual è il legame tra il syllabus e il test? Il legame è molto semplice, di fatto il test mira a rilevare il possesso delle conoscenze e abilità così come sono illustrate nel syllabus. Vi ho riportato l'esempio della costruzione, diciamo, di una competenza con l'elenco delle sue conoscenze. Di fatto il test presenta una domanda per ciascuna delle conoscenze che sono presenti per ogni livello di padronanza all'interno del syllabus. Quindi, per sapere quali sono i temi, quindi le domande, diciamo, l'oggetto delle domande del test, basta semplicemente leggere il syllabus che è pubblicato sul sito competenzedigitali.gov.it e seguire punto per punto la sua articolazione. Questa slide è stata già condivisa nei precedenti webinar. Semplicemente ricordo che la struttura del test è di tipo adattivo, per cui vengono sottoposte all'utente le domande di livello di padronanza superiore soltanto se ha raggiunto il numero di domande minime per passare il livello di partenza. Quindi, orientativamente il 60%, per cui soltanto se ho risposto al 60% delle domande relative alle conoscenze legate a quella determinata competenza, mi verranno sottoposte le domande di livello successivo. Giusto un'ultimissima considerazione prima di lasciarvi, diciamo, al cuore, diciamo, di questo webinar e quindi all'intervento della professoressa Guercio. Voglio solo ricordare che lo strumento di assessment non è uno strumento di valutazione, ma soltanto uno strumento di supporto alla programmazione della formazione, in modo tale da poter consentire alle amministrazioni di elaborare una formazione che sia effettivamente mirata
migliora rispetto ai fabbisogni conoscitivi dei propri dipendenti. Questo ha tanti vantaggi, sappiamo benissimo che il budget di formazione è molto limitato, i fondi sono molto limitati, il tempo è limitato e anche la capacità di attenzione è limitata. Quindi avere la possibilità di avere a disposizione dei moduli formativi che sono perfettamente coerenti con quello che è il livello di competenze e quello che è l'effettivo fabbisogno formativo è essenziale per assicurare una formazione di qualità. Non è detto poi, questa è l'ultima considerazione con cui concludo, che tutte le aree e le competenze all'interno del syllabus hanno lo stesso peso nella stessa amministrazione. Quindi noi come funzione pubblica abbiamo cercato di costruire un quadro completo, ma ovviamente sarà poi compito delle amministrazioni, se volete anche degli stessi dipendenti che si cimentano con lo strumento di assessment e con la formazione, definire qual è la priorità, diciamo, tra le aree, tra le competenze che sono più appropriate per l'amministrazione nel suo complesso e poi per sing ogni singola categoria professionale. Io vi ringrazio, vi saluto e lascio la parola a Roberta, appunto, che introdurrà il prossimo intervento. Perfetto, grazie mille Valentina Albano, grazie anche per aver chiarito in quest'ultima parte proprio alcuni aspetti sul syllabus, su come usarlo e sull'adesione, aspetti che sono importanti, anche perché riceviamo sempre delle domande su questo. Vi ricordo solo che l'adesione al syllabus, quindi a tutto il sistema e anche alla formazione, va fatta a livello di amministrazione. Quindi non per singolo dipendente. Comunque, per tutte le domande sul syllabus e su come aderire, vi ricordo le FAQ sul sito competenzedigitali.gov.it. Adesso non prendo ulteriore tempo, do la parola a Mariella Guercio. Vediamo, perfetto. Prego, Benissimo. Mariella. Allora, buongiorno a tutti, spero che mi sentiate bene come audio. Ringrazio per questa opportunità di illustrare questo tema così, in realtà così complesso e tanto, è così rilevante, appunto, produrre, valutare e gestire documenti informatici. Ho aggiunto un sottotitolo a questo mio intervento, quel che un pubblico dipendente non può più ignorare, non soltanto per riprendere le due espressioni che mi hanno colpito dell'intervento della collega della funzione pubblica, per consentire a un dipendente di essere in grado di affrontare la trasformazione e per adattarsi, ma anche per partecipare attivamente, perché in realtà quando trattiamo di gestione documentale di documenti e quando trattiamo del problema di produrre, di formare documenti, di valutarli, di gestirli e qui non c'è, ma di conservarli, è chiaro che la presenza attiva del dipendente, qualunque sia la funzione, è fondamentale. La consapevolezza del dipendente rispetto alla complessità, alle sfide, alle potenzialità di questo processo, è fondamentale proprio per dare garanzie di qualità. Di che cosa parleremo in questo nostro breve incontro. Il sommario è lungo e il tempo è pochissimo, ma naturalmente delle conoscenze e competenze necessarie per un presidio documentale digitale. Questo un po' è il punto di riferimento. In un ambiente digitale parliamo di informazioni? Sì, parliamo di informazioni, ma parliamo anche di documenti con del loro valore probatorio, della loro validità giuridica e quindi di tutta la complessità che in un ambiente digitale avanzato, come quello in cui stiamo lentamente, ma ormai sempre più chiaramente lavorando, diventa un punto chiave per garantire una transizione, una trasformazione che sia consapevole, che sia adeguata ai bisogni di una società complessa, di un'amministrazione complessa come quella italiana. Mariella, Sì. Mariella, ti chiedo scusa, potresti allontanare leggermente il microfono? Si sente un poco disturbato. Certo. Vediamo. Così va bene? Meglio? Così mi sembra che vada bene. Perfetto, prego. Benissimo, grazie, scusatemi. Allora, le sfide, naturalmente, perché parlare e trattare i documenti non è una banalità, non lo è nel mondo analogico, figuriamoci in un
in una dimensione complessa, le conoscenze, qui non dico altro, entreremo nel merito, i vari livelli naturalmente, e partendo però dalle caratteristiche principali del documento. In un ambiente digitale imparare a gestire un applicativo, per quanto sia semplice, facile, adeguato, non è la stessa cosa che imparare ad usare qualunque strumento, anche qualunque elettrodomestico. Qualcuno fa questi esempi, no? Impariamo ad usare la piattaforma. Beh, è qualcosa di molto più complicato che richiede assolutamente, come vedremo, la padronanza non soltanto dello strumento, ma dei contenuti che andranno a finire o dovranno essere estratti dallo strumento e dalla piattaforma documentale. E gli elementi, il documento e le sue componenti, se non capiamo il documento informatico in particolare, non sapremo affrontare questa fase. Se non affrontiamo anche le criticità, non comprendiamo quali sono i pericoli di un'assenza di qualità e di comprensione del documento e del documento informatico, faremo sicuramente male il nostro lavoro quotidiano all'interno di nuovi sistemi. Quindi è compito di tutti essere in grado di entrare in questa nuova dimensione, che ormai tanto nuova poi non è, ma affrontarla pienamente in tutti i suoi aspetti. E naturalmente per poter avere un ruolo adeguato bisogna entrare soprattutto nel merito della gestione documentale, capire che cos'è la gestione documentale. Nel syllabus e nella parte poi di formazione vedrete che c'è anche un aspetto di approfondimento sui temi non banali e non da trascurare della conservazione del documento informatico, un'area di grande complessità e di grande rilevanza. E naturalmente anche tra gli aspetti fondamentali della gestione documentale, gli strumenti, il tema dell'accesso e naturalmente il riconoscimento che stiamo parlando di un ruolo fondamentale. Ma entriamo nel merito della nostra riflessione. Innanzitutto abbiamo, come vi dicevo, il tema del presidio documentale digitale. Perché le conoscenze documentali sono rilevanti per tutti i dipendenti pubblici? Allora, innanzitutto, come vi dicevo, il documento ha una funzione probatoria che è insopprimibile in un agire amministrativo, nell'azione della pubblica amministrazione. In qualunque epoca, addirittura prima della scrittura, noi abbiamo cominciato a produrre documenti. E quindi di documenti e della loro funzione probatoria sappiamo di aver bisogno. I documenti e gli archivi, il concetto del documento che sta insieme agli altri documenti naturalmente, costituiscono le basi di certezza di qualunque ente, anche dell'individuo, ma naturalmente di una pubblica amministrazione che ha doveri di trasparenza e di varia natura, insomma, quindi come avremo modo adesso di vedere. La trasformazione digitale, che naturalmente trasforma anche il modo di produrre, di formare, di ricercare e di mantenere i documenti nella nostra attività quotidiana, ci fornisce strumenti particolari, strumenti anche molto evoluti, strumenti, attenzione, il cui miglioramento dipende dalla capacità di tutti di comprendere questa funzione, di usare al meglio gli strumenti che abbiamo a disposizione e quindi strumenti soprattutto distribuiti, condivisi. Non si fa all'interno di una pubblica amministrazione, ogni documento è parte di un flusso che coinvolge gli altri, è parte di un fascicolo a cui in tanti abbiamo accesso, è destinato a cittadini, è destinato ad altre amministrazioni, è destinato ai nostri colleghi che verranno dopo di noi. Ci sono regole complesse che vanno conosciute, comprese, rispettate giorno dopo giorno nella vita, appunto, soprattutto in relazione ai cambiamenti in corso. Allora è fondamentale arrivare alla vera trasformazione digitale, che non è il protocollo informatico, è il fascicolo informatico. L'abbiamo sperimentato tutti in questi mesi ultimi, quando siamo stati costretti a casa e abbiamo dovuto inventarci, se non l'avevamo,
uno strumento di fascicolazione, di organizzazione della pratica. Quindi non soltanto il documento che sta lì protocollato informaticamente da qualche parte, ma il documento a nostra disposizione in modo efficiente e ben organizzato. Quindi il documento formato, gestito, organizzato, ordinato in modo funzionale, conservato con procedure, con regole di qualità condivise da tutti e ben usate da tutti. Non basta avere un buon manuale, avere delle buone indicazioni, bisogna che poi tutte le applichino, con la dovuta cura, sia per la sicurezza, sia proprio per sfruttare la possibilità di condividere informazioni. Quindi c'è poco da fare, sia per la sicurezza, sia per l'uso di tecnologie, abbiamo tutti una responsabilità da condividere in questo settore e dobbiamo condividerla nel modo corretto, consapevolmente. Quindi servono conoscenze particolari, conoscenze di che tipo? Conoscenze sul documento informatico. Che valore ha? Cosa cambia quando il documento si trasforma? Quando la sottoscrizione non è più analogica, ma diventa una sottoscrizione, di diversa natura e di diversa tipologia? Che caratteristiche, che peculiarità ha questo documento? E naturalmente comprendere come si gestisce, ma soprattutto quali sono i rischi di una sottovalutazione, di queste attività. Il livello base, il primo livello, prevede proprio un'attenzione a questi aspetti. Chi ha predisposto il syllabus ha fatto molta attenzione, giustamente, al significato e al valore legale e probatorio del documento informatico. Che cos'era e che cosa è e cosa deve essere? Quali sono le attenzioni che dobbiamo dedicare a questo problema? Come si trasformano le componenti di un documento? Vedremo quali sono queste componenti. È importante capirlo perché se non si capisce che cos'è un documento e come cambia in una dimensione informatica digitale, non saremo in grado di affrontare correttamente i vari passaggi. Naturalmente, sempre nel livello di base, un'attenzione particolare, a parte alla provenienza e alle firme, che sono l'aspetto, se vogliamo, più rilevante, della trasformazione che abbiamo avviato ormai da molti anni, il valore della registrazione di protocollo. Qui non posso dedicare molto tempo a questo aspetto. Tutti voi sapete che cos'è il protocollo, esiste dal protocollo informatico, esiste ed è obbligatorio dal 2004. Lo usiamo già tutti, lo usiamo quasi tutti malissimo. Se lo usiamo male, non potremo trarre dalla registrazione di protocollo nessun vantaggio, nessuno dei vantaggi che una buona registrazione ci offre, tanto più in un ambiente digitale. E su questo, nella parte proprio di formazione vera e propria, ci sarà spazio adeguato, ma anche qualche elemento lo anticiperemo in questo nostro webinar. Scusate. Nei livelli intermedi avanzati affronteremo, si affrontano il problema dei formati. Anche qui chiunque produca un documento per ragioni varie deve sapere che ci sono formati deprecati, formati che non devono essere utilizzati e buoni formati, formati che garantiscono una lunga conservazione nel tempo. C'è il PDF e c'è il PDFA. E allora scegliere è banalissimo. Quindi si tratta però di capire la differenza. Si tratta di capire la differenza tra le varie firme e capire quali sono i rischi, capire qual è il nodo dei riferimenti temporali, cosa vuol dire datare un documento informatico. Non basta metterci un riferimento sulla faccia del documento, bisogna lavorare sull'attestazione della data e quindi c'è il problema dei sigilli, un tema che qui non posso neanche accennare, ma che può essere una funzione nuova da utilizzare. Quindi giustamente nel syllabus è previsto un approfondimento di questi strumenti di provenienza e di identità.
naturalmente un'attenzione agli aspetti della gestione documentale in modo più avanzato e sulla conservazione digitale. Qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma gestione documentale avanzata è un problema del responsabile della gestione. Ebbene, purtroppo non è così. Un buon sistema di gestione documentale ha bisogno di fascicoli ben formati, di fascicoli concreti, accurati, ma i fascicoli li formiamo tutti, i fascicoli dobbiamo saperli ricercare tutti e così via. Quindi è un problema condiviso che non possiamo lasciare agli esperti. E quindi appunto sul fascicolo, questo io vi ho riportato questa foto presa recentissimamente in un archivio analogico di un comune della Bassa Sabina, dove era pieno di fascicoli, di faldoni, e di fascicoli dove fuori c'era scritto completo. Sono indicazioni irrilevanti, indicazioni anzi direi insomma mute completamente, non sono indicazioni. Il mondo digitale non ci consente questa assoluta mancanza di regole, di indicazioni, di descrizione, perché in un mondo digitale costituito da esclusivamente singoli documenti non organizzati, noi non sapremo trovare assolutamente niente. Quindi abbiamo bisogno di buone regole condivise, i criteri non possono essere arbitrari, bisogna definirli, quelli che servono in modo flessibile, e servono delle direttive, delle linee guida per lavorare. Quindi tutti dobbiamo sapere che ci sono e tutti dobbiamo cercare di rispettarle e possibilmente, guardate, con un ruolo attivo anche intervenire per migliorarle, perché tra l'altro il mondo documentale è un mondo, il mondo dell'informazione è un mondo dinamico che ha bisogno della presenza vigile di tutti i funzionari, di tutti i dipendenti nella vita quotidiana dell'amministrazione. Allora, il documento informatico perché oggi non si può più ignorare e non si può più ignorare come gestirlo? Perché il documento amministrativo, che sarebbe il documento prodotto e gestito e ricevuto anche dalla pubblica amministrazione, si esprime in via principale, ma addirittura obbligatoria, attraverso la modalità digitale. C'è un articolo 40,1 del codice dell'amministrazione digitale che non dà nessun margine di ambiguità. I documenti sono digitali, non possono più essere cartacei, sono con delle eccezioni particolarissime e limitatissime. Il documento naturalmente informatico ha le stesse caratteristiche generali su un piano astratto del documento analogico, ma ha delle specificità, deve essere trattato da tutti, da tutti quelli che lo producono, da tutti quelli che lo ricevono. Per dire, tanto per fare un esempio banale, ricevo un documento attraverso la posta elettronica come dipendente, non come posta elettronica istituzionale che è collegata alla PEC o collegata semplicemente alla posta istituzionale ordinaria. Bene, ma quel documento è rilevante, posso tenerlo sul mio computer, posso rispondere dalla mia email o devo fare una valutazione sul valore probatorio e sulla validità giuridica di quel documento, devo inoltrarlo al sistema di protocollo informatico? È una valutazione che può capitare veramente a tutti e quindi è una valutazione che deve essere assolutamente fatta per tempo. Per questo servono regole, strumenti e comprendere la natura specifica del documento. La natura specifica del documento è fatta del documento nelle sue componenti. Il documento, non voglio ulteriormente perdere tempo sulle definizioni, ma è banalmente una rappresentazione di atti e fatti giuridicamente rilevanti, se no non avremmo documenti. Deve però avere alcune caratteristiche: provenienza certa e l'assunzione di paternità, e l'autore del documento nella pubblica amministrazione è l'autore che scrive il nome o che sottoscrive il nome dell'ente che rappresenta. Una data certa, opponibile a terzi, contenuto stabile, controllo dell'integrità che rende possibile poi la persistenza nel tempo. Sono tre concetti che rispondono a tre requisiti, a tre domande: chi,
produce il documento, in che cosa consiste questo documento e quando, qual è il suo contenuto e quando. Quindi tutti elementi che sono strettamente correlati ed è sempre necessario che questi tre elementi siano verificabili nel tempo, non solo gestiti oggi, ma gestiti domani, gestibili, verificabili domani. Questa è una delle criticità del documento informatico, perché il documento informatico ha questa enorme criticità dell'obsolescenza tecnologica e quindi della perdita e, come vedremo, anche di alcuni elementi di controllo. Quindi identità dell'autore, vari tipi di firma, quale, semplice, avanzata, digitale, dobbiamo valutare attentamente, dobbiamo chiedere che la nostra amministrazione ci dia delle indicazioni nel manuale di gestione su quale firma adottare per produrre un documento o se dobbiamo verificare la qualità di un documento. Proprio di stamattina mi è arrivata una sentenza del Consiglio di Stato a proposito di una gara dove il Consiglio di Stato è intervenuto nella sostanza, andando a verificare nel merito se un documento che l'amministrazione aveva rifiutato, un'offerta, aveva rifiutato perché priva di firma digitale, dovesse o meno essere rifiutata oppure accettata, perché c'erano, dice il Consiglio di Stato, altre caratteristiche specifiche legate alla piattaforma che consentivano comunque di valutare la provenienza. Quindi vedete come nella vita di tutti noi c'è un momento rispetto alla produzione documentale con cui ci dobbiamo assolutamente misurare e verificare la qualità di questi strumenti. L'integrità del contenuto in un ambiente, l'ambiente digitale nasce per continue modifiche e noi dobbiamo essere certi che invece quel contenuto che è legato a quel documento che abbiamo ricevuto, che abbiamo prodotto e spedito, sia verificabile nel tempo e di nuovo la data certa, opponibile a terzi. Per tutti questi tre elementi, come vedrete poi, leggerete per chi avrà voglia e pazienza di andarsi a vedere la parte di formazione vera e propria a settembre, ci sono esempi e indicazioni precise su cosa vuol dire data certa, con quali strumenti certifichiamo la data di un documento quando è necessario naturalmente. Da questo punto di vista, il punto forse più critico è quello della provenienza, dell'autore, dell'origine, di chi si assume la responsabilità del documento, di chi esprime la volontà come persona fisica che agisce in nome di una pubblica amministrazione, per la volontà per quell'azione documentata in quel preciso documento. Quindi qui, c'è il problema proprio di identificare l'autore con certezza attraverso i modi della sua sottoscrizione, attraverso cui l'autore appare e si definisce, esprime la sua volontà, ma anche attenzione alla possibilità di, anzi la certezza di poter verificare quella sottoscrizione a distanza di tempo. Vi faccio un caso, ne parlavamo proprio poco fa con gli altri colleghi preparandosi a questo webinar. Molti hanno l'abitudine di scrivere in Word, di appiccicare al Word una bella specimen di firma, l'immagine della propria firma. Bene, quello è un documento che non è mai stato sottoscritto e non potrà mai a distanza di tempo verificare la sua provenienza attraverso quella formula. Perché? Perché nessuno, perché di quel documento si presuppone, si fa finta che ci sia un documento analogico che non c'è e noi non potremo mai metterlo a disposizione di chi ce lo chiede. Quindi attenzione agli strumenti con cui noi affrontiamo questi aspetti apparentemente semplici sul piano delle formule che il digitale ci offre. La persistenza nel tempo, questo è un altro grande nodo che ha bisogno di tante risposte precise, che non possiamo qui affrontare. Naturalmente, è necessario ragionare in termini di formati, quale formato usiamo tutte le volte che produciamo un documento. Tra l'altro, uno dei temi che qui non ho potuto affrontare, ma a cui vi invece rinvio, perché secondo me è molto importante, il tema dell'accessibilità, che giustamente chi ha predisposto Syllabus ha voluto venisse inserito tra i materiali formativi. L'accessibilità, che è un problema da un lato per chi è diversamente abile, perché ha problemi di disabilità, dall'altro però anche l'accessibilità è anche un problema
di capacità di restituire il documento, di renderlo fruibile in modo adeguato. Eppure noi ce ne occupiamo tutti pochissimo, nonostante una normativa specifica. Anche qui è un problema di tutti. Quando scrivo un promemoria, quando scrivo un documento, dovete considerare che i documenti prodotti dalla PA sono documenti pubblici, documenti destinati alla conservazione permanente, a parte le decisioni di scarto. Quindi attenzione al comprendere bene quali sono le nostre responsabilità in termini di accesso, di fruizione, di accesso. Che cosa possiamo fare per rendere semplice questo processo? I documenti naturalmente non funzionano come tali, perché sono parte di un processo, di un procedimento, se restano isolati o disordinati. Questa è un'immagine, ce ne sono tantissime purtroppo, prese in un archivio, in uno dei tanti archivi analogici, da cui però, lavorando con pazienza, gli archivisti di Stato, gli archivisti che si occupano degli archivi storici potranno, sapranno restituire ordine, struttura e renderli leggibili. Se l'archivio digitale è invece privo di struttura originaria, non c'è ordine che possa essere messo a disposizione degli utenti futuri. Quindi, attività di scarto e di selezione, anche di questo in parte rapidamente si parla nel syllabus, ma e nella parte formativa, ma soprattutto attenzione agli aspetti dell'organizzazione e della gestione. Una delle criticità più importanti è proprio quella nel digitale, della polverizzazione, della granularità. Pensiamo che sia sufficiente trattare il singolo documento, magari lo protocolliamo anche benino, ma in realtà non ci preoccupiamo di legare il documento agli altri documenti. Mi è capitato proprio stamani in un lavoro fatto online con un'amministrazione importante, vi dico quale naturalmente, di andare a vedere che l'unico modo che le persone hanno in digitale e tutti in smart working, quindi con documenti solo digitali, di creare collegamenti, di rompere l'isolamento del singolo documento e creare concatenazioni. Concateno questo documento a quell'altro. Non è un problema di concatenazione. Il documento deve stare in un fascicolo informatico e il fascicolo informatico dobbiamo abituarci tutti a crearlo, a gestirlo, a sapere che esiste, perché questo cambia la prospettiva con cui lavoriamo tutti i giorni. E questo è un punto critico che finora pochissime amministrazioni hanno considerato adeguatamente. Imparare a fascicolare. Naturalmente, per fare questo, per gestire bene questa complessità di grani che poi devono unirsi ad altri grani e produrre una memoria condivisa, una memoria comprensibile, una memoria ricostruibile, ecco, è fondamentale che ci sia uniformità. Siamo tutti archivisti, diciamo così, in realtà dobbiamo seguire le regole dell'amministrazione e adattarci, adottarle ed essere anche proattivi nel aiutare l'amministrazione a dare regole di uniformità maggiori proprio nell'intervento della smaterializzazione. Capire di quali copie e quale livello di copie abbiamo bisogno nel digitale. Su questo c'è una parte importante anche utile nella parte di formazione vera e propria, perché noi siamo di fronte a una nuova disciplina delle copie informatiche, copie per immagine, quali tipi di duplicati, che valore hanno, la conformità all'originale, sono tutti aspetti che ognuno di noi deve avere ben presente, nei limiti e nella possibilità invece di andare verso forme intelligenti, utili, efficienti di smaterializzazione, perché non tutte le smaterializzazioni sono uguali, ci sono smaterializzazioni che alla fine, essendo fatte male, sono un danno per l'amministrazione. E naturalmente per arrivare verso un grado adeguato di trasformazione, il risultato di quello che vi ho detto finora rinvia, diciamo, è rinvia ad una gestione documentale, è un sistema che sia in grado di identificare tutti i documenti, descriverli nel modo più
più corretto, ma anche più semplice possibile. Mettere insieme la correttezza e la semplicità è un altro lavoro che dovrebbe impegnarci tutti, usando quindi bene, correttamente il protocollo o altre forme di registrazione dei documenti, se abbiamo dei verticali. Se lavoriamo in settori che hanno le loro forme di registrazione, non devono essere isolate con le altre, devono integrarsi, colloquiare, parlarsi sostanzialmente, verificare e gestire e naturalmente la correttezza di tutti gli elementi con cui abbiamo identificato il documento. La gestione documentale ci aiuta a gestire la validità del certificato di firma. Se io ho firmato correttamente un documento con una firma valida e l'ho protocollato, anche se la firma viene revocata, se c'è una perdita di qualche elemento, quel documento protocollato e verificato nella sua firma digitale nel protocollo è garantito per sempre, perché il documento, perché il protocollo viene conservato come documento a valenza storica. E naturalmente quindi gestire il fascicolo, non ho bisogno naturalmente di entrare ulteriormente su questo. Quindi la gestione documentale informatica, proprio perché i documenti vivono nel sistema e non sono più depositati sui nostri tavoli, gestibili in modo diverso, possiamo stampare, ma sono stampe prive di valore giuridico, è indispensabile che questi documenti siano effettivamente identificati con logiche condivise, normalizzate, eccetera, eccetera. E gli strumenti sono 4, 5 strumenti fondamentali. Di nuovo, strumenti che devono essere predisposti da chi ha le competenze specifiche, ma devono essere assolutamente trattate. Diciamo, la qualità di questi strumenti è il frutto di una partecipazione condivisa, di una verifica di tutti. Quindi il sistema di registrazione, il protocollo, l'oggetto, ma non è solo compito del protocollista scrivere correttamente l'oggetto, ma di chi predispone il documento e che deve dare delle indicazioni nell'oggetto del documento. E quindi aiutare questo processo, così predisporre un piano di classificazione sarà compito responsabile della gestione documentale, certo, ma sarà compito di tutti usarlo correttamente, richiedere le modifiche quando servono, non impigrirsi nell'uso di varie ed eventuali e come vedete qui nella slide, qui non so se la vedete bene, ma appunto ci sono indicazioni, anni vari passati, categoria 12 che nei comuni vuol dire varie, documentazione eterogenea, varie strane, no? Ecco, questi sono aspetti che nel mondo cartaceo potevamo forse neanche lì permettercelo, sicuramente, ecco, documenti vari, anni vari, guarda dentro, sono tutte foto prese dal mondo reale, no? Ecco, nel mondo digitale in questo momento abbiamo un rischio addirittura peggiore dei documenti vari, anni vari, guarda dentro, che almeno ci dice qualcosa. Abbiamo l'assenza dell'aggregazione. Si lavora sul documento singolo, non si formano aggregazioni, non si formano fascicoli. Il piano di fascicolazione è uno strumento vitale e deve essere il lavoro di tutti e deve essere un lavoro a cui partecipano sostanzialmente tutti. Ricordatevi che nessun documento può essere inserito in un fascicolo, no, deve essere lasciato privo di un inserimento o in un fascicolo o in una serie. Quindi, da questo punto di vista, credo di essere stata chiara, anche troppo, ma insomma, regole interne, flessibili e chiare e facili da applicare, anche qui formulate con la collaborazione di tutti. Nessun responsabile può essere lasciato solo nel formulare le regole che riguardano il lavoro di tutti dentro l'amministrazione, perché di fatto la funzione documentale è sempre stata, ma lo è in un modo incredibilmente significativo e rilevante, una funzione distribuita e condivisa. Quindi il manuale di gestione, il manuale di conservazione da pubblicare, quindi da utilizzare in modo adeguato sostanzialmente.
tra l'altro per rendere operativo, per rendere condiviso, insomma, il modello che abbiamo adottato. E naturalmente il piano di conservazione scarto. Una delle cose che verifico sempre è che le amministrazioni non scartano mai, non scartano quello che potrebbero, non scartano quello che dovrebbero. Non scartare, attenzione, soprattutto se è previsto che ci sia uno scarto, è ormai molto rischioso, dato che esiste il codice sulla privacy, il GDPR, perché noi è vero che come pubblica amministrazione abbiamo diritto a mantenere documenti, ma attenzione, abbiamo diritto a mantenere i documenti che servono all'amministrazione per fini storici, per fini di lavoro, eccetera. Quindi bisogna, ma perché le amministrazioni non scartano? Non scartano perché non hanno strumenti di governo della loro produzione. Voi pensate che sia facile scartare in digitale? È la cosa più difficile del mondo ed è impossibile, impossibile, in assenza di strumenti di classificazione, di fascicolazione e quindi collegati ai piani di conservazione scarto. Allo stato attuale, nessuna, dico, nessuna amministrazione in Italia ha cominciato a scartare ciò che produce in digitale. E quanto costa? E quanta inefficienza produce? Quindi questi aspetti, e si può scartare astrattamente senza che la struttura di riferimento sia e il personale di riferimento sia consapevolmente in grado di dare il suo contributo alla decisione in materia di scarto? Quindi un altro aspetto per completare è quello ovviamente fondamentale dell'accesso ai documenti informatici, un aspetto che non dobbiamo sottovalutare assolutamente, non è solo un problema di trasparenza. Qui io vi voglio riportare quest'articolo 43, 1 bis del codice dell'amministrazione digitale che afferma l'obbligo dell'accesso, del dare accesso ai documenti ai cittadini, alle imprese, ai privati, con precise responsabilità a carico delle amministrazioni, a cui rimane in mano il cerino acceso della conservazione, non soltanto della propria documentazione, ma anche di quella parte della propria documentazione che altri, il privato che ce l'ha inviata, potrebbe richiedere per fini che non sono i nostri. E qui leggiamolo insieme questo articolo perché merita. Se il documento informatico è conservato per legge da una pubblica amministrazione, cessa l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese che possono in ogni momento richiedere accesso. E vabbè, e poi c'è riferimento. Allora è chiaro che questo obbligo implica che l'amministrazione sappia perfettamente che cosa produce, in che ambito, che abbia un piano di fascicolazione per poterselo andare a cercare questo documento e trovare un piano di classificazione e un piano di conservazione, che è l'unico piano che potrà dire, tranne pochissimi casi, all'amministrazione che cosa scartare e che cosa non scartare. È lì che l'obbligo di conservazione viene, si concretizza, si definisce e non si trasforma in un obbligo decisamente impegnativo e rischioso per certi versi. Di nuovo, un obbligo che per essere affrontato richiede da parte di tutti i dipendenti capire, comprendere, seguire le regole della gestione documentale e partecipare alla definizione di queste regole e all'applicazione di buone pratiche. E quindi, insomma, i documenti, gli archivi informatici sono patrimonio comune, patrimonio innanzitutto della PA, patrimonio delle singole pubbliche amministrazioni, patrimonio dei cittadini e beni culturali. Sono strumenti per la trasparenza, per la pubblicità legale, per gestire il proprio lavoro con efficienza e con cura, naturalmente, ma sono patrimonio di ricerca, patrimonio che dobbiamo lasciare alle generazioni future, e qualunque sia il nostro compito, naturalmente, nell'ambito delle scelte oculate che l'amministrazione poi deve fare in termini di selezione e scarto. Quindi
È chiaro che questi obblighi sono molto complessi, non è appunto come imparare ad usare uno strumentino o anche uno strumento complesso, si tratta di condividere delle responsabilità. Per questo il lavoro fatto su quest'area è stato un lavoro, se vogliamo, anche più complesso di altri, perché bisognava tradurre in modo chiaro e semplice qualcosa che semplice e chiaro non è, che è frutto di prassi consolidate che vengono da secoli. Di tradizioni che si sono appunto tramandate, trasformate, qualche volta anche peggiorate naturalmente. Qui qualche risorsa per approfondire, degli articoli, dei report, tutti disponibili online. Questo è un documento molto interessante sul valore probatorio del documento e del documento informatico, il valore giuridico e l'efficacia probatoria dei documenti informatici, un secondo documento di Giovanni Buonuomo, un giudice che ha collaborato molti anni fa. C'ero anch'io a quel tavolo come rappresentante dei beni culturali a scrivere il DPR 445 del 2000 sulla gestione documentale e una parte proprio sulla metodologia per la definizione dei piani di classificazione e di formazione dei fascicoli. Un altro, qualche report, in particolare questa parte sulla classificazione elaborato da Monica Grossi, che è attualmente soprintendente archivistico del Lazio, e il manuale di gestione. Questo è un documento interessante sul valutare, capire se questi manuali che abbiamo, questi strumenti che abbiamo, sono realmente adeguati ai nostri bisogni. E un'ultima indicazione è questa della qualità del software di gestione documentale, non tanto per costruire, non è compito vostro, ma per valutare, per capire se ci sono funzioni che potreste avere, dovreste avere, che altri prodotti hanno, per contribuire a scegliere o comunque a intervenire sul miglioramento delle soluzioni, delle piattaforme che abbiamo acquistato e che stiamo utilizzando. E per concludere, mi sembra di poter dire che sicuramente la smaterializzazione e la trasformazione digitale richiedono gradualità. E qui ho ripreso questa frase di Mark Twain che a me piace molto, l'abitudine all'uso del documento analogico è un'abitudine che noi abbiamo necessariamente il compito di trasformare in altre abitudini, ma non la possiamo mandare via buttandola dalla finestra, ma dobbiamo farle scendere le scale piano piano, no? Come una vecchia signora. Ecco, in questo caso, per far scendere le scale al vecchio mondo analogico, bisogna farlo insieme. E bisogna farlo insieme con tutta la gradualità e l'attenzione e la consapevolezza del caso, perché, e quindi questo richiede cooperazione, perché come è noto, se vogliamo andare in fretta andiamo da soli, ma se vogliamo andare lontano e la memoria documentale è destinata ad andare lontano, dobbiamo andare insieme. E quindi l'obiettivo di questa attività formativa è proprio l'obiettivo di condividere, di collegare le esperienze degli uni a quelle degli altri e tirare fuori sulla memoria, sul lavoro diciamo, di documentazione delle amministrazioni, che poi è quello che resta, a cui ricordiamo continuamente, di cui abbiamo continuamente bisogno, abbiamo bisogno di questa cooperazione, di questa gradualità. E per chiudere, vi dico che anche in materia di open data, come giustamente è stato ricordato, gli open data sono un punto chiave di qualità, beh, ma gli open data, anche gli open data hanno bisogno di gestione documentale, perché se no gli open data di ieri e gli open data di oggi come li confrontiamo? Che data certa hanno? Qual è il dato valido, no? Quindi da questo punto di vista una comprensione del valore della documentazione e delle sue caratteristiche in un contesto digitale è una comprensione che ci riguarda tutti, anche come individui, aggiungo, a casa nostra, per i nostri documenti. Vi ringrazio e lascerei a questo punto spazio alle domande. Perfetto, grazie molte Mariella. Devo dire sì, Mariella, con questo intervento hai dato il senso, sei riuscita a dare il senso proprio come dire, del fatto che nessuno di noi possa esimersi dal capire certe cose proprio perché tutti entrano poi nel trattamento dei documenti. Quindi, insomma, secondo me il focus che volevi dare, hai trasmesso il sentimento. Allora, sono arrivate moltissime domande, Mariella, quindi.
Le vedi, sono arrivati, devo dire, sono arrivati in chat per te anche dei saluti per la professoressa Guercio da persone che ti conoscono e ti seguono. Queste che vedi qua nel box sono le domande che ho selezionato. Guarda un attimo e puoi scegliere a quali rispondere, prego. Perfetto, allora, allora le domande le trovo sempre preziose, quindi sono anche disponibile poi a magari a rispondere anche successivo, quando finisce il webinar, anche se volete mi rivolgo al Formez a magari rispondere per iscritto a quelle domande a cui non sono riuscita a rispondere. E allora cerco di, ecco, allora. La prima domanda la leggo. Sono disponibili modelli di riferimento per la... Scusate che qui non... la schermata è troppo piccola. Per la redazione manuale di gestione. Sì, ci sono, in particolare proprio nel report e negli articoli che vi ho messo a disposizione, nella schermata, c'è proprio quel bel documento dei forum cantieri digitali, di forum PA cantieri documenti digitali, che è proprio un'analisi della qualità del manuale di gestione ed è un report che è stato sviluppato da una ventina di amministrazioni che avevano buone pratiche a disposizione e hanno elaborato uno strumento di valutazione, di guida, di analisi, una sorta di checklist per valutare ciò che manca e ciò che c'è o non c'è nel manuale di gestione. Nel caso specifico c'è anche è stato fatto proprio dalle università, messo in piedi un gruppo che si chiama Procedamus, che ha elaborato un ottimo manuale di gestione in continua evoluzione e che può essere scaricato liberamente dal sito di questo progetto che appunto si chiama Procedamus. È possibile elencare le eccezioni al documento informatico? Bella domanda. Allora, in realtà le eccezioni sono predisposte e sono minime. In una DPCM del febbraio 2013 fu chiesta all'epoca, non era Agide, non ricordo, era DGPA, insomma, fu chiesta alle amministrazioni, a tutti i grandi ministeri, ai notai e così via, di scrivere quali fossero le eccezioni da seguire, che si potevano adottare e che si dovevano adottare per continuare a produrre documenti analogici. Risposero pochissime amministrazioni, incredibile a dirsi, e le eccezioni sono un numero limitatissimo, riguardano soprattutto alcuni documenti del Ministero dell'Interno, documenti che riguardano le attività ispettive, i documenti in materia elettorale, documenti in materia notarile e pochissimi altri. Quindi, di fatto, guardando questa norma, voi troverete che non ci sono vere eccezioni al documento informatico, che qui ci siamo sostanzialmente. Poi, naturalmente, ci potranno essere. Questo però non vuol dire che noi non dobbiamo inventarci poi dei modi concreti per produrre questi documenti informatici in contesti particolari, in situazioni dove io non sono collegato in internet, dove devo comunque dare al mio cittadino che mi viene, al mio utente, una copia del documento in modo analogico, perché la signora anziana non ha certo accesso a internet, o comunque devo garantire a questa persona. E quindi bisognerà che ci inventiamo delle soluzioni. Perché questo sia, ci sono già delle indicazioni, vi aggiungo solo questo, che riprende la domanda precedente. Qualunque soluzione noi adotteremo, ricordiamoci di scriverlo nel manuale di gestione, ricordiamoci di renderlo pubblico online il nostro manuale e quindi le soluzioni che andremo a valutare insieme. Scusate qui, non so perché mi si è cancellato, vabbè. Capisco perché, mi viene la nota ospitanti davanti e non riesco a leggere la domanda, vabbè, ecco. Aspetta Mariella che la sistemiamo. Ok, Io prego. gestisco il protocollo informatico, per ora solo il singolo documento, gli altri colleghi si rifiutano di usarlo. Deve essere il dirigente obbligato. Allora, sì,
È obbligatorio, non può, deve essere il dirigente, non può essere il singolo, ovviamente. Il dirigente, qualcuno mi ha detto, ma questo corso lo dovete fare ai dirigenti, perché spesso i dirigenti hanno talmente tante cose da fare, tante responsabilità, che non sono attenti a questi aspetti. Beh, qui non ci sono più alternative, questo è arrivato il momento per il dirigente di assumersi le responsabilità, perché non può essere né il singolo dipendente e neanche il responsabile della gestione documentale, a meno che non sia un dirigente, ma sono pochissimi i casi in Italia, che si possa obbligare l'amministrazione a fare quei passi indispensabili che la norma prevede sostanzialmente. Sulla firma semplice avanzata non posso rispondervi adesso, non abbiamo tempo. La firma avanzata è quella che ha un certificato qualificato, ma su questo vi assicuro, anche perché le indicazioni del syllabus erano molto precise, non vi abbiamo fatto nessuno sconto nella parte di formazione. Abbiamo veramente dedicato tempo, anche esempi per fare la differenza tra i vari tipi di firma e quando si possono usare. Su questo devo dire, non si finisce mai, se vogliamo anche per me che lavoro in questo settore, non si finisce mai di imparare, perché appunto soluzioni se ne possono trovare tante. Il caso che vi dicevo del Consiglio di Stato, di fatto il Consiglio di Stato ha accettato un documento con firma semplice come offerta di gara. E perché l'ha accettato, sebbene fosse prevista una firma avanzata con certificato qualificato e firma digitale? Perché naturalmente nel contesto specifico quel documento, presentato quell'offerta, era stata prodotta dalla persona che doveva essere l'autore del documento, che si era loggato sul portale, che aveva marcato con la marca temporale, anche qui troverete tutto nel documento, la data certa del documento che lo identificava come persona e aveva quindi la stessa funzione e la stessa valenza, se vogliamo, di un'identità certa e di un controllo del contenuto rispetto alla persona che si dichiara l'autore del documento. La differenza è questa: una firma semplice non mi dà il controllo dell'integrità, mentre una firma avanzata non soltanto mi identifica con certezza e in modo verificabile, ma fornisce gli strumenti per ricondurre a per me stesso e per chi legge, per chi usa questo documento, e quel contenuto in modo certo a quella persona. Andiamo avanti. Nel caso si presentino al protocollo un'istanza di rilascio autorizzazione in fotocopia, abbiamo l'obbligo di protocollarla anche se in fotocopia e non con firma in originale? Allora, qui naturalmente l'obbligo di protocollare deve essere definito dal manuale e circoscritto dal manuale di gestione. Dipende dal contesto, dipende da qual è il procedimento in corso, dipende da qual è il lavoro che stiamo facendo in questo momento. Dobbiamo protocollare tutte le schifezze che ci arrivano per PEC solo perché ci arrivano per PEC? No, per PEC dovremo sempre valutare. Allora, valutare vuol dire capire quali sono i rischi, e i limiti della, decisione che stiamo prendendo. Se un'istanza che ha scadenza, che riguarda diritti delle persone, che naturalmente dobbiamo verificare che ci è arrivata in fotocopia, ma l'autore è identificabile in altri contesti, è identificabile in modo da assicurarci che la persona che ci invia quell'istanza è la persona che dichiara di essere. Beh, se così è, noi è bene che protocolliamo anche quel documento. Naturalmente ragionando con il contesto in testa, con il rischio che non possiamo far correre né ai cittadini che ci hanno scritto né alla nostra amministrazione. Quindi andando a valutare, insomma, caso per caso, e là dove serve, perché abbiamo tantissimi casi di questo tipo rilevanti, dovremo anche andare a specificare il senso di queste nostre scelte. Per questo, per esempio, quando vi dico
tutti dobbiamo contribuire. Il manuale di gestione è uno strumento collettivo. Naturalmente lo schema è predisposto dal responsabile della gestione documentale, ma i contenuti devono essere verificati da tutti. Se io ho un problema continuo di fotocopie che mi arrivano, di documenti non completi, di procedimenti poco po gestiti spesso, non con tutte le attenzioni dovute all'interno della struttura, beh, andrò, se è un problema rilevante per quantità, per qualità, dovrò andare a specificare, dovrò andare a chiarire negli strumenti di guida, che non sono di guida per il protocollista, attenzione, sono di guida per l'amministrazione, sono di guida per i nostri utenti, per i cittadini. Volevo rispondere a quest'ultima domanda, Alesh, sì, sono due domande a cui volevo rispondere ancora un attimo. A proposito di firma digitale si parla di hash, cos'è? L'hash è una cosa fondamentale, l'hash è l'impronta del documento informatico, o meglio, come l'impronta digitale delle nostre dita, no? Che ci consente di riconoscere quella persona, di distinguerla dalle altre, ma non ci fa vedere i capelli, i colori, la statura, eccetera. Ci dà un'indicazione di integrità, di identità. L'hash è qualcosa di più, ci dà l'indicazione dell'identità, ma controlla l'integrità del documento. È una sintesi, si chiama, è una sintesi computazionale, prende degli zeri, dei bit, li somma, con una serie di operazioni che fa la macchina, in questo caso noi non ci dobbiamo preoccupare, quella sintesi è poi, ci se quella sintesi è un elemento obbligatorio della segnatura di protocollo, quella sintesi va nel protocollo, il protocollo è a conservazione permanente, quella sintesi ci consente, se abbiamo protocollato bene, se abbiamo una piattaforma che gestisce l'hash correttamente, noi abbiamo la certezza che quel documento non è stato alterato nel tempo. E chi ce lo dà? Non il documento che abbiamo conservato sul nostro computer o sul nostro server che magari qualcuno spegnerà, ma abbiamo la certezza perché l'abbiamo come elemento obbligatorio per il documento informatico del sistema di protocollo. Quindi voi capite quanto è rilevante questa struttura. E infine, almeno un'altra domanda. L'acquisizione con la scansione, la scannerizzazione rende il documento valido? Non di per sé. La scansione rende il documento valido se è una scansione fatta a norma, come si dice. Una scansione che può essere anche una scansione di processo e una scansione che viene fatta, di nuovo, attenzione, collegata alla gestione documentale con l'attestazione di conformità. Quindi se vogliamo scansionare dei documenti, avere una riduzione di complessità, una condivisione di documenti validi, facciamolo però dichiarando copia conforme all'originale. Ragioniamo su come ottenere questo risultato. Si può fare una scansione di processo, di qualità, studiamo il meccanismo, valutiamo quali sono le forme e poi attestiamola, colleghiamo questo lavoro al sistema documentale, colleghiamolo alla piattaforma documentale e con attestazione di conformità. C'è già un primo caso, che è la Banca d'Italia, che lavora così da 10 anni, che ha per la prima volta ottenuto, non l'hanno ancora fatto, ma lo faranno, ottenuto dal Ministero dei Beni Culturali la possibilità di distruggere l'originale analogico da cui è tratta la copia, una copia però a norma, con tutte le attestazioni di conformità opportunamente gestita nel sistema di registrazione di protocollo. Quindi, da questo punto di vista, qui abbiamo una soluzione mista dove la qualità delle procedure sì, e una chiara assunzione di responsabilità dell'amministrazione e dei suoi, diciamo, dirigenti, perché lì si è operato a quel livello, ha potuto trasformare radicalmente per tutti. Ma tutto, ecco, aggiungo e chiudo, tutto il personale della banca è stato tutto, anche chi appunto faceva l'autista, l'usciere, insomma il commesso e così via, tutti sono stati formati
dalla Banca d'Italia proprio interno per imparare ad usare questi strumenti, ma soprattutto per capirne il senso, la qualità, le potenzialità e anche i rischi di una cattiva organizzazione. Sulla domanda perché non si pensa ad un'unica piattaforma uguale per tutti i comuni, gli uffici catastali sono lo Stato e dipendono da un unico ministero. I comuni hanno un ordinamento autonomo e hanno ovviamente autonomia. Per certi versi è anche vero che per avere innovazione e qualità è anche bene avere tante, forse non troppe, ma avere soluzioni diverse, perché anche da questo punto di vista la concorrenza fa anche bene. Quello che bisognerebbe avere è avere una capacità di controllare la qualità dei software, la qualità di queste soluzioni, perché non tutte sono buone soluzioni, ce ne sono tante e le amministrazioni spesso sono lasciate da sole a valutare la qualità di queste soluzioni. Per questo vi ho riportato nell'ultimo punto dei report, questo report di nuovo del forum della PA sui cantieri documenti digitali, che è un documento che io ho già usato un paio di occasioni, è stato utilissimo per valutare la qualità della piattaforma documentale prima di fare un nuovo acquisto, andare a vedere quali soluzioni sono, più di 100 requisiti essenziali oppure che si possono pesare, non tutti obbligatori, alcuni sono obbligatori, la metà perché sono previsti per legge, gli altri sono opzionali, però questa checklist molto operativa, molto semplice da usare, ci mette in condizione di valutare quello che ci piacerebbe avere. Non è un libro dei sogni perché tutte le soluzioni sono soluzioni che esistono sul mercato anche tutte insieme, quindi un supporto alla buona scelta, alle buone pratiche anche nello scegliere lo strumento di cui vogliamo dotarci nella vita quotidiana. Qui ce ne sono anche tante altre, un documento inviato in PDF con una posizione di firma automatica. Ecco, sulla firma automatica c'è proprio una parte ad hoc nella formazione e quindi vi invito ad andarla a vedere. Le firme automatiche, ci sono vari tipi di firme, ci sono firme che comunque in ogni caso, qualunque sia la firma automatica, perché sia valido, ricordatevi che deve essere una firma presidiata. Questo che vuol dire? Vuol dire che la firma automatica del dirigente, del funzionario, deve essere gestita in contesti ben definiti, il funzionario deve sapere che si firmano anche 2000 documenti al giorno o anche di più in suo nome con quelle caratteristiche. E allora, e di nuovo, indichiamolo nel manuale di gestione, precisiamo qual è la natura del processo che stiamo gestendo, perché questo fa la differenza naturalmente sulla validità giuridica e sul valore sulla capacità probatoria di questo documento. Devo dirvi che io ho dedicato nella parte di formazione estesa molta attenzione all'aspetto probatorio dei documenti, al valore probatorio, documento analogico, perché se non si capisce questo, non si può affrontare la smaterializzazione con intelligenza e consapevolezza, non da parte di chi decide le procedure a livello alto o le soluzioni tecnologiche, ma da parte di tutti. Di tutti coloro che operano, che devono fare delle scelte, che devono decidere come semplificare, snellire un procedimento per fare meglio, per fare prima, per fare a costi ridotti, no? Quindi da questo punto di vista allora l'ultima domanda e qui mi fermo veramente. Scusate, se su un verbale viene posta una firma scansionata, con i dati della carta di riconoscimento dell'utente, copia annessa con successiva firma digitale, è valido? Allora, è valido non perché c'è la firma scansionata che non serve a niente, dico a niente e a niente, se non così per bellezza, può essere anche rischioso mettere una firma scansionata da qualche parte in giro perché qualcuno se la prende e se la riusa in qualche modo, quello che conta è che quel documento è stato poi firmato digitalmente e poi è stato, come si dice nella domanda,
successivamente viene protocollato e inviato di mail all'utente. Ok, la firma scansionata è una optional inutile. Devo dire che anch'io come presidente, fino a, ho finito l'anno scorso, ma presidente dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, qualche volta ho usato la firma scansionata per delle attestazioni, ma poi venivano, il documento veniva perché i colleghi, i soci me lo chiedevano per pura bellezza, come dire, ma l'ho fatto controvoglia, con grande sofferenza e sicuramente quello che conta è che il documento abbia i requisiti di firma che posso anche semplicemente dire scrivere firmato digitalmente e mandare a qualcuno una copia senza neanche la firma scansionata, ma solo l'indicazione firmato digitalmente ai sensi dell'articolo, cioè, perché quello conta, conta che ci sia una firma digitale, che nel sistema di gestione documentale siano tutte le, i requisiti, i requisiti siano stati tutti rispettati. Io mi fermerei qui. Che dite? Mariella, perfetto, direi che abbiamo approfittato fin troppo della tua pazienza. Ci sono state, devo dire, abbiamo avuto rispetto ai seminari fatti sino ad oggi il record di domande. Io ne ho selezionato tra l'altro solo una parte, ma sì, insomma, non si riusciva a rispondere a tutto. Ti ringrazio comunque per aver richiamato anche i temi che poi sono trattati nella formazione. Una cosa che abbiamo detto in altri seminari è che gli esperti che partecipano ai webinar sono poi coloro che hanno scritto, partecipato alla scrittura dei testi, insomma, per i materiali multimediali che troverete nell'offerta formativa. Quindi Mariella Guercio sta, come dire, sta bene quello che ha scritto nei materiali. Allora, a questo punto, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo seminario, che sarà il 30 giugno e sarà sugli open data, quindi martedì prossimo sugli open data. Abbiamo anche eccola. No, non mi funziona. Eccola, ok. Il 30 giugno sugli Open Data. La registrazione di questo webinar sarà disponibile da questo pomeriggio, mentre già adesso potete trovare le slide e i materiali presentati dai docenti. Per ulteriori informazioni vi suggerisco sempre di consultare le FAQ che trovate su competenzedigitali.gov.it ed eventualmente contattare il servizio di Helpdesk. Ringrazio ancora i relatori di oggi, ringrazio i partecipanti, abbiamo decisamente sforato sul tempo, ma ne valeva la pena. Grazie ancora Mariella, arrivederci a tutti, quindi a Arrivederci, martedì grazie. prossimo.